Ciao, ci mettiamo a gambe incrociate. Chiudo gli occhi. Ed iniziamo con qualche bel respiro profondo, inspiro dalle narici, espiro tutta l'aria dalla bocca. Con ogni inspiro provo ad allungare un pochino di più la schiena verso l'alto. Ad ogni espiro il viso si rilassa, le braccia si rilassano, le spalle scendono. Provo a percepire il radicamento del mio bacino, il tappetino. E con ogni inspiro allungo un pochino di più la mia colonna verso l'alto. La gola è leggermente in chiusura, distendo bene anche tutto il tratto cervicale. E lascio andare il respiro. Porto l'attenzione al mio corpo e da questo momento cerco di lasciare andare ogni pensiero. Allontano tutte le distrazioni e mi concentro per qualche istante sulla posizione del mio corpo. Provo a sentire dove ci sono tensioni. Dove invece si crea spazio. E piano piano attraverso il respiro vado a rilassare quelle tensioni. Lascio che il mio corpo, un respiro alla volta, si rilassi nella posizione. L'attenzione in particolare si ferma sulla colonna. Provo a sentirne, a percepirne l'allungamento. Il viso è disteso, la mandibola rilassata. Il respiro che fluisce attraverso le narici, sia in inspiro che in espiro. E quando sento di aver stabilizzato il mio corpo nella posizione a gambe incrociate, l'attenzione si ferma sul respiro. Ne prendo il controllo. E piano piano provo a rendere il respiro un pochino più lungo, un respiro alla volta, vado a rendere il mio espiro sempre più ampio.
singolare respirazione Ujjayi. Il respiro si sposta nella parte alta, nel torace e nella gola. L'addome è forte, le pareti della gola in attivazione. Inspiro ed espiro attraverso le narici e continuo a rendere l'espiro sempre più lungo. Dolcemente inspirando sollevo lo sguardo, il mento e espiro vado in chiusura con la gola. E continuo, inspiro, sollevo lo sguardo, il mento e espiro vado in chiusura con la gola. Eseguo un movimento lento che riguarda il capo, il collo rimane allineato con la colonna. Seguo la lunghezza del respiro. Inspiro, mi fermo al centro e espirando ruoto in direzione del lato sinistro. Inspiro, torno al centro e espiro lato destro. Continuo ancora una volta, lato sinistro, centro e lato destro. Inspiro, torno al centro, espirando vado di nuovo in chiusura con la gola. Spingo la nuca verso l'alto, le spalle abbassate. Inspiro, di nuovo sollevo lo sguardo e il mento. Espirando mi fermo al centro, asciugo dolcemente le spalle. Cambio direzione. Afferro i gomiti con entrambe le mani, piano piano vado in allungamento sul lato sinistro. Inspiro, torno al centro, espiro lato destro. Spalle abbassate. Mi fermo al centro, inspirando, faccio salire le braccia. Spingo dolcemente le braccia oltre la linea delle orecchie. Respiro. Inspirando, distendo i gomiti, mi allungo verso l'alto, stiro bene, espiro, rilascio e sciolgo. Ok, sciogliamo anche la posizione delle gambe. Ruoto un pochino le caviglie. Tieni in appoggio al tappetino, scendo a destra con entrambe le ginocchia, inspiro centro, espiro scendo a sinistra. E di nuovo sciolgo.
Portiamo le piante di piedi a contatto tra di loro, le ginocchia scendono verso il tappetino, afferra i piedi con entrambe le mani, allungo bene la colonna verso l'alto, mantengo una leggera pressione delle ginocchia in direzione del tappetino, la schiena ben allungata, l'addome attivo. Qualche bel respiro, continua a respirare Ujjayi. Ed espirando, gonfio la schiena, ruoto il bacino in retroversione e chiudo la gola. Inspiro, cerco una leggera anteroversione del bacino, il torace sale, lo sguardo sale. E continuo. Mi concentro sul movimento del bacino. Inspirando mi fermo in posizione centrale, distendo le gambe e sciolgo. Ok, ora flettendo il ginocchio destro a 90 gradi davanti a noi, portiamo la gamba sinistra sempre col ginocchio flesso a 90 gradi in appoggio sulla destra. Non forzo troppo la posizione, cerco di fare molta attenzione alle ginocchia, se sento dolore rilascio la posizione ed eseguo la posizione a gambe incrociate, quella semplice. Afferro con entrambe le mani l'interno coscia e piano piano ruoto la carne verso l'alto e vado ad appoggiare più che posso il bacino e la mia gamba destra al tappetino. Le mani in appoggio sulla gamba e sul piede sinistro, allungo bene la schiena, spalle rilassate. Qualche bel respiro, addome attivo. Inspirando mi allungo verso l'alto, stiro bene la schiena. Espiro, mani al tappetino davanti a me. Bacino in anteroversione, rimango qualche istante, spalle abbassate, collo ben allungato. Cerco l'anteroversione del bacino. Espirando, retroversione del bacino, gonfio la schiena e piano piano srotolo. Ora lentamente vado a liberare la gamba sinistra, la porto mantenendo il ginocchio flesso sempre a 90 gradi dietro. Taglio dei miei piedi in appoggio al tappetino, bacino rivolto sempre davanti a noi, quindi in direzione della tibia destra. Inspiro, mi allungo verso l'alto, stiro bene la schiena. Espirando, mani al tappetino, da avanti. Di nuovo cerco l'anteroversione del bacino. Espiro, se me la sento, mi allungo, mi distendo davanti a me, lascio andare la testa. Espiro, srotolo la schiena, una vertebra alla volta, inspiro, sollevo le braccia. Espiro, vado in torsione in direzione del lato destro. Spalle abbassate.
espirando come prima, questa volta sul lato destro, provo ad allungarmi al tappetino. Piano piano portiamo le mani sotto la linea delle spalle, ora lentamente inspiro, sollevo la gamba sinistra, salgo bene verso l'alto, scendo con il torace in direzione del tappetino. Gomiti flessi, faccio salire la mia gamba sinistra. Inspiro, fletto il ginocchio sinistro, riporto la mia gamba in corrispondenza della gamba destra. Inspirando, sollevo le braccia, allungo bene. Espiro, anteroversione del bacino, mani in appoggio al tappetino, lascio andare la testa. Espirando, retroversione del bacino, piano piano srotolo la schiena e sciolgo le gambe. Ruoto le caviglie. Lo ripetiamo sull'altro lato, quindi andrò a flettere il ginocchio sinistro a 90 gradi e sopra vado a posizionare la mia gamba destra. Vedo se riesco a mantenere le caviglie in corrispondenza delle ginocchia. Afferro l'interno coscia e porto la carne rivolta verso l'alto, bacino ben radicato. Di nuovo, se sento di forzato con le ginocchia, eseguo la posizione a gambe incrociate, quella semplice. Allungo bene la schiena, addome leggermente attivo, respiro. Inspirando mi allungo verso l'alto. E espiro, mani al tappetino davanti a me, lascio andare la testa. Di nuovo cerco l'anteroversione del bacino. Espiro, retroversione, srotolo la schiena. Inspiro, allungo. Espiro, rilascio, libero la gamba destra, ginocchio destro flesso 90 gradi, lo porto al tappetino. Entrambi i tagli dei piedi in appoggio al tappetino. Bacino per ora rivolto davanti a me, quindi in direzione della tibia sinistra. Inspiro, mi allungo, stiro. Espiro, mani al tappetino. Se me la sento, mi distendo. Espiro, lentamente ritorno, inspiro, sollevo le braccia, espiro, vado. In direzione del lato sinistro del tappetino. Eseguo la mia torsione. Le mie gambe belle forti radicate al tappetino. E espirando mi allungo in direzione del lato sinistro. Provo a sentire l'allungamento di tutta la parte destra in particolare. E piano piano le mani le portiamo sotto la linea delle spalle.
Espirando, fletto i gomiti, avvicino il torace al tappetino, salgo con la gamba destra. Salgo, salgo, salgo. Devo sentire l'attivazione del gluteo destro. Espirando, fletto il ginocchio destro. Ritorniamo alla posizione di partenza. Inspiro, mi allungo verso l'alto, stiro bene, espirando, mani al tappetino, antero verso il bacino. E a retroversione, gonfio la schiena, srotolo e rilascio. Sciolgo. Ci mettiamo in quadrupedia, le mani esattamente sotto la linea delle spalle, le ginocchia alla stessa apertura del bacino, inspiro, sollevo lo sguardo al sacro, espiro, gonfio la schiena e continuo. Un bel movimento ampio che parte dal bacino e si trasferisce a tutta la colonna. Espirando, sollevo le ginocchia e eseguo una camminata sul posto. Ruoto con il bacino a destra e a sinistra. Ed eseguo un primo cane a testa in giù con le ginocchia flesse per ora. La schiena ben allungata, spingo il sacro verso l'alto, i talloni sollevati. Dita delle mani ben aperte al tappetino. Espiro, panca, addome attivo, portiamo le spalle allineate con i polsi. Espirando, spingo i talloni verso il tappetino. Inspiro, fletto le ginocchia, di nuovo salgo con il bacino. Inspiro, distendo le ginocchia, salgo in punta di piedi. Espirando, spingo entrambi i talloni verso il tappetino. Dolcemente. Di nuovo, inspiro, salgo in punta di piedi. Espiro, affondo con i talloni. Espiro, panca. Di nuovo, bacino allineato alla schiena. Glutei rilassati, addome attivo. Espiro, porto i talloni in direzione del tappetino. Espirando, ginocchia al tappetino, mi siedo sui talloni, allungo la schiena. Porto lo sguardo tra le mani, scivolo al tappetino, torace, bacino in appoggio al tappetino, contra glutei, le mani sotto la linea delle spalle, gomiti flessi vicino al busto, inspiro, contra glutei, salgo in un piccolo cobra. Spalle abbassate, extra ruotate. Espirando, rilascio, cane testa in giù. Inspiro, sollevo la gamba destra, porto il ginocchio destro in direzione del torace, spingo forte le mani al tappetino. Di nuovo inspiro, salgo con la gamba destra e di nuovo ginocchio destro al torace, braccia forti, ancora una volta inspiro, salgo con la gamba destra e espiro, piede destro tra le mani all'inizio del tappetino. Inspirando, allungo bene la schiena davanti a me. Schiena ben allungata, mani in appoggio al tappetino. Inspiro, provo a distendere il ginocchio destro.
Espiro di nuovo flat, affondo con il bacino. Di nuovo inspirando, cerco l'allungamento della mia colonna. Espiro, provo a mantenere il contatto tra addome e coscia destra e piano piano a distendere il ginocchio destro. Inspiro, fletto il ginocchio destro e di nuovo salgo con la gamba destra. Espiro, cane a testa in giù. Sollevo lo sguardo e eseguo una camminata sul posto. Ginocchia al tappetino. Inspiro, sollevo lo sguardo al sacro. Espiro, gonfio la schiena. E cani la testa in giù. Sollevo la gamba sinistra. Ginocchio sinistro al petto. Spingo forte sulle mani. Inspiro di nuovo, salgo con la gamba sinistra. Di nuovo, ginocchio sinistro al petto. Inspiro, sollevo la gamba sinistra. Espiro, piede sinistro tra le mani all'inizio del tappetino. Mantengo le mani in appoggio al tappetino, inspirando allungo la mia schiena davanti a me. Espiro, distendo il ginocchio sinistro. E di nuovo affondo con il bacino, flettendo il ginocchio sinistro. Inspiro, allungo bene la mia colonna. Ora l'attenzione al contatto tra l'addome e la coscia sinistra. Cercando di mantenere quel tipo di contatto, piano piano provo a distendere il ginocchio sinistro. E vedo se il tallone destro riesce a trovare il tappetino. Espiro, affondo con il bacino, salgo con la gamba sinistra. Espiro, cane a testa in giù. Sciolgo un pochino. Ruoto con il bacino a destra e a sinistra. Espiro panca. Ginocchio al tappetino, piccolo chaturanga, flacco i gomiti. Tutto il corpo al tappetino. Attivo i glutei, spingo il dorso del piede al tappetino e salgo in un piccolo cobra. Extra ruoto le spalle. Espiro, rilascio, cane a testa in giù. Porto lo sguardo tra le mani, un passo con entrambi i piedi, portando i piedi dietro ai polsi, con i talloni rivolti leggermente verso il centro del tappetino e le dita verso l'esterno. Espiro, fletto le ginocchia, scendo con il bacino, posizione della rana. Mani a preghiera davanti al petto, spalle abbassate,
Vuoi leggermente in chiusura, respiri lunghi. Inspirando, distendo le braccia davanti a me. Ora, piano piano, allungo bene le braccia, sento lo spazio che si crea tra le scapole. Quindi la scapola, dalla posizione di neutro, si allontana dal centro della schiena. Espiro, mi abbraccio. Ogni mano cerca la scapola opposta, espirando piano piano. Arrotondo la schiena, chiudo l'addome, chiudo il torace, chiudo la gola. Qualche bel respiro. Inspirando lo sguardo davanti a me. Mantenendo la posizione delle braccia, semplicemente vado a staccare le mani dalle scapole e le mani, mantenendo l'incrocio delle braccia, si cercano tra di loro. Provo a mantenere l'apertura della zona alta della schiena. Espiro, di nuovo rotondo la schiena, chiudo la gola, chiudo il torace, chiudo l'addome. Spingo i gomiti in direzione dell'ombelico. Inspirando, sollevo lo sguardo, piano piano salgo, 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 contraggo i glutei, apro, allungo bene tutto il retto dell'addome, lo sguardo sale, i gomiti salgono, espirando ritorno. Chiudo l'addome, chiudo il torace. Mantenendo le mie braccia incrociate, afferro le caviglie. Ogni mano afferra la caviglia opposta. Inspirando, provo a distendere le ginocchia e a salire bene con il bacino. Mantengo l'apertura delle scapole. E con un inspiro cerco l'anteroversione del bacino, allungo la mia schiena davanti a me. Espirando, mani al tappetino, un saltino, i piedi alla stessa apertura del bacino, allungo bene tutta la mia colonna, espirando, mani al tappetino, un passo con un piede alla volta, posizione della panca. Espiro, chaturanga, cane a testa in su e cane a testa in giù. Lo sguardo tra le mani, sciolgo, ruoto se riesco sul dorso del piede. Inspiro, sollevo la gamba destra, ginocchio destro al torace. Di nuovo inspiro, salgo e il piede destro tra le mani. Allungo bene la schiena e espiro, distendo il ginocchio destro. Il tallone sinistro cerca il tappetino. Inspiro, fletto il ginocchio destro, salgo con la gamba destra. Piede destro accanto al sinistro, cane testa in giù. Inspiro, sollevo la gamba sinistra, ginocchio sinistro al petto. Inspiro, salgo, piede sinistro tra le mani. Inspiro, allungo bene la colonna. Espiro, distendo il ginocchio sinistro.
Espiro, fletto il ginocchio sinistro, inspiro, salgo con la gamba sinistra. Piede sinistro dietro il polso sinistro, piede destro dietro il polso destro, espiro, fletto il ginocchio, posizione della rana, allungo bene la colonna. Inspiro, allungo le braccia davanti a me, gonfio la schiena, devo sentire lo spazio che si crea tra una scapola e l'altra, mi abbraccio, espiro, mi chiudo, inspiro, sollevo lo sguardo, i palmi e le mani si cercano, inspirando salgo, contraggo i glutei, sollevo lo sguardo, i gomiti. Espiro, scendo e mi chiudo con il torace e con la gola. Afferro le caviglie, mantengo le braccia incrociate, inspiro, distendo le ginocchia, salgo con il bacino. Inspirando, cerco l'anteroversione del bacino e l'allungamento della schiena. Espiro, mani a tappetino, un salto, unisco i piedi, distendo le ginocchia, espirando, fletto le ginocchia, posizione della sedia, spalle abbassate. Con un inspiro sollevo il ginocchio destro. Apro verso il lato destro e allungo la gamba destra dietro, faccio scendere le braccia, le porto lungo il busto, posizione del guerriero numero 3. Inspiro, ritorno, sollevo le braccia, ginocchio destro flesso, piede destro al tappetino. Porto il peso sulla gamba destra, sollevo il ginocchio sinistro. Apro mantenendolo flesso, piano piano abbasso le braccia e distendo la gamba sinistra dietro. Spalle lontane dalle orecchie. Inspiro, fletto il ginocchio sinistro, sollevo le braccia, ritorno, Utkatasana, posizione della sedia. Espiro, mani al tappetino, un salto, panca, chaturanga. Cane testa in su e cane testa in giù. Sollevo lo sguardo, sciolgo. Ruoto con il bacino a destra e a sinistra. Inspiro, sollevo la gamba destra. Ginocchio destro al petto. Inspiro, salgo. Piede destro tra le mani. Inspiro, allungo bene la schiena. Espiro, mi chiudo sulla gamba destra, distendendo il ginocchio destro. Il tallone sinistro cerca il tappetino. Espiro, fletto il ginocchio destro, inspiro, salgo con la gamba destra. Cane testa in giù. Sollevo la gamba sinistra, ginocchio sinistro al petto. Inspiro, salgo. Piede sinistro tra le mani. Inspiro, allungo bene la schiena, cerco il contatto tra addome e coscia sinistra. Inspiro, distendo il ginocchio sinistro. Provo ad allungare la mia schiena sulla gamba sinistra. Non devo chiudere il petto. E fletto il ginocchio sinistro, inspiro, salgo con la gamba sinistra. Adho Mukha, cane testa in giù. Porto
Porto lo sguardo tra le mani, un salto nella posizione della rana. Inspiro, allungo bene la schiena. Allungo le braccia davanti a me. Mi abbraccio, espiro, chiudo. Inspiro, ritorno al centro. Ora osservo l'incrocio delle mie braccia e lo inverto. Espiro di nuovo, mi chiudo. Inspiro, sollevo lo sguardo, libero, porto i palmi delle mani a contatto. Inspirando salgo, distendo le ginocchia, contraggo i glutei, faccio salire i gomiti e lo sguardo. Espiro, mi chiudo, scendo col bacino. Ora in chiusura. Espirando, mantenendo le braccia incrociate, afferro le caviglie. Inspiro, distendo le ginocchia, salgo col bacino. Cerco l'anteroversione e l'allungamento della schiena. Espirando, mani al tappetino, un salto, avvicino i piedi, fletto le ginocchia, posizione della sedia. Spalle abbassate. Inspirando, sollevo il ginocchio e il piede destro. Apro sul lato destro, faccio abbassare le braccia, allungo la gamba destra dietro. E lentamente ci spostiamo nella posizione del guerriero numero 1. Quindi il piede destro in appoggio al tappetino, la punta del piede destro non è completamente rivolta verso il lato lungo del tappetino, ma è leggermente verso l'interno. Il bacino rimane rivolto davanti a me, sollevo le braccia. Ginocchio sinistro flesso. Inspiro, ora apro il piede destro, guerriero numero 3, numero 2. Il bacino rivolto questa volta in direzione del lato destro. Le braccia all'altezza delle spalle, lo sguardo alla mano sinistra. Espirando, ginocchio sinistro flesso a 90 gradi, la mano sinistra va al tappetino, il braccio destro sale. Lo sguardo in direzione della mano destra. Espiro, mano destra al tappetino, piede destro accanto al sinistro, ginocchia flesse, inspiro sedia. Sollevo il ginocchio sinistro. Apro. Guerriero numero 3, le braccia lungo i fianchi. Gamba sinistra ben allungata dietro. Spalle abbassate. Espirando, guerriero numero 1. Il bacino rimane rivolto in avanti, sollevo le braccia. Espiro, guerriero numero 2. Mano destra al tappetino, accanto al piede destro, sollevo il braccio sinistro. Espiro, mano sinistra, mano destra al tappetino, panca. Chaturanga, cane testa in su e cane testa in giù. Espiro, ginocchia al tappetino, mi siedo sui talloni, le braccia lungo i fianchi, la fronte al tappetino. Qualche respiro nella pancia. Espirando, srotolo la schiena una vertebra alla volta, sciolgo le spalle. Cambio direzione. E mi allungo davanti a me. Lo sguardo tra le mani.
Espiro, gonfio la schiena, bacino in retroversione, inspiro, anteroversione, lo sguardo sale e continuo. Espirando, cane a testa in giù. Sollevo la gamba destra, ginocchio destro al petto. Inspiro, salgo, piede destro tra le mani. Inspiro, allungo la schiena, abbasso le spalle. Espiro, distendo il ginocchio destro. Espirando, fletto il ginocchio destro, salgo con la gamba destra. Cane a testa in giù. Sollevo la gamba sinistra. Ginocchio sinistro al petto. Inspiro, salgo, piede sinistro tra le mani. Allungo bene la schiena e espiro, distendo il ginocchio sinistro. Cerco di allungarmi sulla mia gamba sinistra. Il tallone destro cerca il tappetino. Espiro, fletto il ginocchio sinistro, salgo con la gamba sinistra. Cane a testa in giù. Fletto le ginocchia, salto nella posizione della rana. Scendo con il bacino, mani a preghiera. Inspiro, distendo le braccia davanti a me, creo spazio tra le scapole. Mi abbraccio, mi incrocio quello che mi viene naturale. Espirando, gonfio, arrotondo la schiena, chiudo il torace, chiudo la gola. Inspiro, ritorno al centro, incrocio le braccia, cerco con i palmi delle mani in contatto. Inspiro, salgo, apro. Espiro, scendo e chiudo. Le mani afferrano le caviglie, distendo le ginocchia. Anteroversione del bacino. Espirando, fletto le ginocchia, mani al tappetino, salto i piedi uno accanto all'altro, posizione Mukhasana, la posizione della sedia. Inspirando, sollevo il ginocchio destro. Apro sul lato e scendo con le braccia, allungo la gamba destra dietro. Piano piano ritorno, Giuliano, posizione della sedia. Inspiro, ginocchio sinistro, faccio salire. Apro, allungo dietro, scendo con le braccia. E ritorno. Le braccia salgono, ginocchio sinistro flesso, piede sinistro al tappetino. Posizione della sedia. Espiro, mani al tappetino. Un salto, panca, chaturanga, cane a testa in su, cane a testa in giù. Ora lentamente fletto entrambe le ginocchia, ruoto il bacino in direzione del lato destro, mantenendo, mi raccomando, solo l'avampiede in appoggio al tappetino. E piano piano vedo se riesco a sollevare il braccio destro e a ruotare il torace in direzione del lato destro. Mano destra al tappetino, cane a testa in giù. Fletto entrambe le ginocchia.
Le rivolgo in direzione del lato sinistro, ruotando sull'avampiede. Il bacino ruota. E piano piano provo ad aprirmi, sollevando il braccio sinistro, allungandolo accanto all'orecchio. Mano sinistra al tappetino, cagna testa in giù. Sollevo lo sguardo e sciolgo. Ginocchia al tappetino, mi siedo sui talloni, le braccia lungo i fianchi, la fronte al tappetino. Qualche respiro nella pancia. Mi allungo davanti a me. Sollevo lo sguardo, posizione del gatto, espiro, gonfio la schiena, inspiro, sollevo lo sguardo nel sacro e continuo. Cane testa in giù. Sollevo la gamba destra, ginocchio destro al petto, inspiro, salgo, piede destro tra le mani, allungo bene la schiena, espiro, distendo il ginocchio destro, e fletto il ginocchio destro, inspiro, di nuovo salgo con la gamba destra. Piede destro al tappetino, gamba sinistra, ginocchio sinistro al petto, inspiro, salgo, piede sinistro tra le mani, inspiro, allungo la schiena, distendo il ginocchio sinistro, pancia in direzione della coscia sinistra, fletto il ginocchio sinistro, inspiro, salgo con la gamba sinistra. Cane testa in giù, fletto le ginocchia, salto, posizione della rana, ginocchia flesse, schiena ben allungata. Inspiro, allungo le braccia davanti a me, inverto l'incrocio, quindi se il mio naturale con il braccio destro sotto al sinistro, poi il braccio destro sopra al sinistro. Mi abbraccio e mi chiudo. Inspiro, sollevo lo sguardo. Ed incrocio le braccia, i palmi delle mani si cercano, inspirando salgo col bacino, allungo bene l'addome, sollevo lo sguardo e i gomiti, espirando scendo col bacino, mi chiudo. Afferro le caviglie, inspiro, salgo col bacino, distendo le ginocchia, anteroversione del bacino, respiro. Espirando, mani al tappetino, un salto, posizione della sedia. Inspiro, sollevo il ginocchio destro, apro di lato e vado nel guerriero numero 3. Le braccia lungo i fianchi, lentamente accompagno il piede destro al tappetino, guerriero numero 1. Guerriero numero 2, spalle abbassate, espirando, mano sinistra al tappetino, il braccio destro sale. Espiro, mano destra, mano sinistra al tappetino, cane testa in giù, fletto le ginocchia, ruoto le ginocchia in direzione del lato destro, sollevo il braccio destro e ruoto anche il torace in direzione del lato destro, respiro. Mano destra al tappetino, ginocchia flesse, salto, sedia.
Inspiro, sollevo il ginocchio sinistro, allungo dietro, posizione del guerriero numero 3. Mantenendo il ginocchio destro, provo se riesco a scendere un pochino con il busto, a far salire un pochino di più la gamba sinistra. Piede sinistro del tappetino, guerriero numero 1. Guerriero numero 2. Spalle abbassate. Mano destra al tappetino, il braccio sinistro sale. Mano sinistra al tappetino, mano destra, salgo con la gamba destra. Cane a testa in giù, fletto le ginocchia, le ruoto in direzione del lato sinistro, sollevo il braccio sinistro accanto all'orecchio. Mano sinistra al tappetino, cane a testa in giù, a nuca. Inspiro, sollevo la gamba destra. Piede destro tra le mani, all'inizio del tappetino. Ginocchio sinistro al tappetino, inspiro, sollevo le braccia. Espiro, porto le braccia all'altezza delle spalle. Di nuovo, creo spazio tra una scapola e l'altra. Espiro, incrocio le braccia. Braccio destro sotto al sinistro. Fletto i gomiti, le mani si cercano. Espiro, vado in torsione in direzione del lato destro. I gomiti cercano la gamba destra. Inspirando, sollevo il ginocchio sinistro, sollevo il braccio destro e concludo la torsione. La mano sinistra cerca la spalla destra. Espiro, mano destra, mano sinistra al tappetino, salgo con la gamba destra. Panca, gamba destra sollevata, chaturanga, cade la testa in su, cade la testa in giù, salgo con la gamba sinistra. Piede sinistro tra le mani. Ginocchio destro al tappetino, inspiro, sollevo le braccia. Espiro, le braccia all'altezza delle spalle, creo spazio, questa volta il braccio sinistro sotto al destro, fletto i gomiti, i palmi si cercano. Espirando, vado in torsione sul lato sinistro. Inspiro, sollevo il ginocchio destro. Libero il braccio sinistro che sale. Espirando, mano sinistra, mano destra al tappetino, salgo con la gamba sinistra. Panca, chaturanga, cane testa in su, cane testa in giù. Sollevo la gamba destra. Ginocchio destro al petto. Inspiro, salgo. Piede destro tra le mani. Inspiro, distendo il ginocchio destro. Mi chiudo sulla gamba destra. Fletto il ginocchio destro. Inspiro, salgo con la gamba destra. Piede destro accanto al sinistro. Inspiro, sollevo la gamba sinistra. Ginocchio sinistro al petto, salgo con la gamba sinistra, piede sinistro tra le mani, inspiro, distendo il ginocchio sinistro, espiro, fletto il ginocchio sinistro, salgo con la gamba sinistra, cane testa in giù, fletto le ginocchia, lo sguardo tra le mani, salto all'inizio del tappetino, rana. Inspirando, allungo le braccia davanti a me. Incrocio, mi abbraccio, mi chiudo. Inspiro, sollevo lo sguardo, i palmi delle mani si cercano.
Inspirando salgo, espiro, mi chiudo, scendo. Afferro le caviglie, distendo le ginocchia, allungo la schiena. Espiro, mani al tappetino, un salto, i piedi si avvicinano, posizione della sedia. Spalle passate, inspirando sollevo il ginocchio destro. Apro, guerriero numero 3. Di nuovo provo a scendere con il busto e a salire con la gamba destra. Piede destro al tappetino, guerriero numero 1. Guerriero numero 2. Mano sinistra al tappetino, il braccio destro sale. Mano destra, mano sinistra al tappetino, sollevo la gamba sinistra. Espiro, panca, gamba sinistra sollevata. Chaturanga, cane a testa in su. Cane a testa in giù. Fletto le ginocchia, ruoto le ginocchia in direzione del lato destro, sollevo il braccio destro. Mano destra al tappetino, ginocchia flesse, un salto, run. Inspiro, allungo le braccia davanti a me. Incrocio, cambiando l'incrocio, quindi braccio sinistro sopra al destro. Incrocio, mi chiudo. Inspiro, apro. Espiro, afferro le caviglie. Mani al tappetino, distendo le ginocchia, un salto, inspiro, sedia. Inspiro, sollevo il ginocchio sinistro, apro sul lato, guerriero numero 3. Scendo con il busto. Spalle abbassate. Piede sinistro al tappetino, guerriero numero 1. Guerriero numero 2. Mano destra al tappetino. Mano sinistra, mano destra al tappetino, salgo con la gamba destra. Panca. Chaturanga. Cane a testa in su. Cane a testa in giù, ginocchia flesse. Le ruote in direzione del lato sinistro, sollevo il braccio sinistro, accanto all'orecchio. Mano sinistra al tappetino, sollevo la gamba destra, piede destro tra le mani, ginocchio sinistro al tappetino, inspiro, sollevo le braccia, espiro, braccio all'altezza delle spalle, incrocio semplice, i palmi delle mani si cercano, il braccio destro è sotto al sinistro, torsione sul lato destro. Inspiro, sollevo il ginocchio sinistro. Inspiro, salgo col braccio destro. Espirando, mano sinistra, mano destra al tappetino, sollevo la gamba destra. Panca. Chaturanga. Cane testa in su. Cane testa in giù. Inspiro, sollevo la gamba sinistra, piede sinistro tra le mani, ginocchio destro al tappetino, inspiro, salgo, espiro, lungo le braccia davanti a me, incrocio, questa volta inverto, braccio sinistro sotto al destro, spalle abbassate, torsione sul lato sinistro. Inspiro, sollevo il ginocchio destro, il braccio sinistro si libera, sale, espiro, mano sinistra, mano destra al tappetino, salgo con la gamba sinistra,
Panca, Chaturanga, Kanata stai in su, Kanata stai in giù. Inspiro, sollevo la gamba destra, piede da sotto le mani. Inspirando, sollevo il braccio destro. Ora lentamente porto il fianco sinistro in direzione del tappetino, ruoto la punta del piede destro verso il lato lungo del tappetino. Respiro. Piano piano afferro la caviglia destra con la mano destra e avvicino, porto il piede destro un pochino più verso il centro in modo da avere l'appoggio completo del piede destro al tappetino. Se me la sento, se riesco, provo, porto tutto il peso sul piede destro, sulla mano sinistra e provo a salire con la gamba sinistra. Ritorno, mano destra al tappetino, salgo con la gamba destra. Panca, Chaturanga, Kanata stai in su, Kanata stai in giù. Sollevo la gamba sinistra, piede sinistro tra le mani. Inspiro, sollevo il braccio sinistro. Lentamente avvicino il fianco destro al tappetino, ruoto la punta del piede sinistro verso il lato lungo del tappetino, la pianta del piede destro si solleva. Afferro la caviglia sinistra con la mano sinistra, vado a radicare bene il mio piede sinistro. Inspiro, sposto il peso sulla mano destra e sul piede sinistro, provo a salire col piede destro. Espiro, ritorno, mano sinistra al tappetino, inspiro, salgo con la gamba sinistra. Panca, Chaturanga, Kanata stai in su, Kanata stai in giù. Ginocchia al tappetino, mi siedo sui talloni, le braccia lungo i fianchi, la fronte al tappetino. Qualche respiro nella pancia. Allungo le braccia davanti a me, gatto, espiro, gonfio la schiena, lo sguardo all'ombelico, inspiro, sollevo lo sguardo al sacro, espiro di nuovo, e cane la testa in giù. Eseguiamo l'ultimo vinyasa, inspiro, sollevo la gamba destra, ginocchio destro al petto. Inspiro, salgo, piede destro tra le mani. Inspiro, distendo il ginocchio destro. E fletto il ginocchio, salgo con la gamba destra. Piede destro al tappetino. Sollevo la gamba sinistra. Piede sinistro tra le mani. Inspiro, distendo il ginocchio sinistro. Fletto, salgo con la gamba sinistra. Kanata stai in giù. Fletto le ginocchia, un salto, posizione della rana. Allungo le braccia davanti a me. Incrocio, braccio destro sotto al sinistro. Fletto i gomiti, espiro, mi chiudo. Inspiro, salgo, espiro, mi chiudo, mani al tappetino, un salto, avvicino i piedi, posizione della sedia, inspirando sollevo il ginocchio destro, apro di lato, guerriero numero 3,
scende con il busto. Guerriero numero 1, sollevo le braccia. Guerriero numero 2, mano sinistra al tappetino, braccio destro sale. Mano destra, mano sinistra al tappetino, sollevo la gamba sinistra. Panca, chaturanga, cane a testa in su, cane a testa in giù, fletto le ginocchia. Le ruote in direzione del lato destro, sollevo il braccio destro. Mano destra al tappetino, espirando un salto, rana. Allungo le braccia, braccio sinistro sotto al destro, piego i gomiti, espiro mi chiudo, inspiro salgo, espiro mi chiudo, mani al tappetino, un salto avvicino i piedi, segna, inspiro sollevo il ginocchio sinistro, apro di lato, guerriero numero 3. Guerriero numero 1, sollevo le braccia. Numero 2, mano destra al tappetino, sollevo il braccio sinistro. Mano sinistra, mano destra al tappetino, inspiro, salgo con la gamba destra. Panca, chaturanga, cane testa in su, cane testa in giù, ginocchia flesse. Le ruote in direzione del lato sinistro, inspiro, sollevo il braccio sinistro, accanto all'orecchio. Mano sinistra al tappetino e cane a testa in giù. Spingo i talloni verso il tappetino. Inspiro, sollevo la gamba destra. Piede destro tra le mani. Ginocchio sinistro al tappetino, inspiro, sollevo le braccia. Espiro, le braccia all'altezza delle spalle, braccio destro sotto al sinistro, fletto i gomiti, vado in torsione sul lato destro. Sollevo il ginocchio sinistro, inspirando, libero il braccio destro. E mano sinistra, mano destra al tappetino, sollevo la gamba destra. Panca, chaturanga, cane testa in su, cane testa in giù, sollevo la gamba destra, piede destro tra le mani, inspiro, sollevo il braccio destro, la mano destra afferra la caviglia destra, porto il piede destro al centro, spingo il fianco sinistro verso il tappetino, di nuovo salgo col braccio destro. Ora piano piano tutto il peso sul piede destro e sulla mano sinistra, sollevo il piede sinistro e lo porto accanto al destro, qui siamo, ora il gomito destro a contatto con la gamba sinistra, mano destra al tappetino, il gomito sinistro cerca il fianco sinistro, posizione del corpo su un fianco, provo. Peso sulle mani, ginocchia flesse, piedi al tappetino e torno, cane testa in giù, sciolgo un pochino, sollevo la gamba sinistra, piede sinistro tra le mani, ginocchio destro al tappetino, inspiro, salgo, espiro, le braccia allungate davanti a me. Braccio sinistro sotto al destro, fletto i gomiti. Gomiti a contatto con la gamba sinistra, eseguo la mia torsione, sollevo il ginocchio destro. Inspiro, libero il braccio sinistro.
E mano sinistra, mano destra al tappetino, salgo con la gamba sinistra. Piede sinistro tra le mani. Inspiro, sollevo il braccio sinistro. Piano piano afferro la caviglia sinistra con la mano sinistra, porto il piede al centro, scendo con il fianco destro verso il tappetino. Mi raccomando, la mano destra allineata con la spalla destra, provo a far salire il piede sinistro, destro. E lentamente lo accompagno accanto al sinistro. Gomito sinistro al ginocchio sinistro, mani al tappetino, avvicino il gomito destro al fianco destro, mani alla stessa apertura delle spalle, porto il peso sulle mani, scendo col busto, salgo con i piedi. Mi concentro. Ritorno. Cambio testa in giù. Panca. Chaturanga. Cambio testa in su. Cambio testa in giù. Ginocchia al tappetino. Mi siedo sui talloni, le braccia lungo i fianchi, la fronte al tappetino. Attivo la respirazione yogica completa. Respiro nella pancia, nel torace, nella gola. Piano piano srotolo la schiena. Sciolgo le spalle. Cambio direzione. Intreccio le dita delle mani. Sciolgo i polsi. Cambio direzione. Dorso delle mani in appoggio sulle cosce. Inspiro, apro bene le mani. Espiro, stringo forte i pugni. Inspiro, apro. Espiro, stringo forte i pugni. Inspiro, apro. Espiro, rilascio. Ci sdraiamo al tappetino, a pancia in su. Le ginocchia al petto e abbraccio e mi chiudo. Mi collo sulla schiena, destra e sinistra. I piedi in appoggio al tappetino, le braccia aperte all'altezza delle spalle, scendo a destra con entrambe le ginocchia. Inspiro centro, espiro scendo a sinistra. Mantengo il respiro nella pancia, nel torace, nella gola. Inspiro centro. Allungo le braccia oltre la testa, stiro bene. Porto le piante di piedi a contatto tra di loro, le ginocchia che scendono a destra e a sinistra del tappetino, gola in chiusura, rimango e respiro. Respiro nella pancia, nel torace, nella gola. Le braccia si rilassano.
faccio scendere le braccia. Il dorso delle mani appoggio il tappetino e i palmi rivolti verso l'alto. Spalle abbassate, gola in chiusura, collo ben allungato. Respiro nella pancia, nel torace e nella gola. Prova a percepire il peso del capo, il viso si rilassa completamente, il respiro diviene sempre più lento e profondo. Percepisco il peso delle spalle, delle braccia. Le mie braccia si rilassano. I polsi si rilassano. Le spalle pesantissime. E la tensione corre lungo la schiena, ma percorro con la mente dal collo fino al sacro. E il respiro che fluisce dalla pancia alla gola. Dolcemente distendo le ginocchia. La punta dei piedi cade verso l'esterno. E l'attenzione si sposta sul bacino, il bacino che si radica. Si sposta all'altezza delle anche. Le anche si rilassano. Si liberano da ogni tensione. E percepisco il peso delle mie gambe, il peso dei piedi, e il respiro diviene sempre più profondo, sempre più lento. Se avverto ancora tensioni, porto l'attenzione in quei punti del mio corpo e lascio andare una ad una, attraverso il respiro, sempre più lento e profondo. Piano piano muovo le dita delle mani, stringo e rilascio i pugni, muovo le dita dei piedi, sciolgo le caviglie. Inspiro, allungo le braccia oltre la testa, mi stiro, mi allungo più che posso, espirando fletto le ginocchia o ruoto in direzione del lato destro. Mi fermo qualche istante sul fianco destro. E quando mi assento, mi riporto in posizione a gambe incrociate. Schiena dritta, le spalle rilassate.
Il respiro che fluisce dalla pancia alla gola passando per il torace. La mia schiena ben allungata, le spalle rilassate, inspiro profondamente dalle narici e espiro tutta l'aria dalla bocca. Inspiro dalle narici e espiro tutta l'aria dalla bocca. Inspirando, sollevo le braccia e mi allungo verso l'alto. Espiro, mani a preghiera davanti al petto. Namaste, grazie.